a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. E mia Maria ti ama la divina volontà e tiene immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi con le tue braccia, per chiedere allo spirito ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono una regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla mamma terra. Guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così posso stare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, 30° giorno, la Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà, la Maestra degli Apostoli, sede e centro della Chiesa Nascente, barca di rifugio, la discesa dello Spirito Santo. L'anima della Sua Madre Celeste, eccomi a te di nuovo, Suonama del Cielo, mi sento verso di te talmente tirata che numero i minuti, aspettando quando la Voltezza Suprema mi chiami per darmi le belle sorprese delle tue lezioni materne. Il tuo amore di madre gravisce e il mio cuore gioisce nel sapere che tu mi ami e sento tutta la fiducia che la mamma mia mi darà, tanto amore e tanta grazia da formare in dolce incanto la mia volontà umana, in modo che il volere divino stenderà i suoi mali di luce nell'anima e mi metterà il suggello del suo fiato in tutti gli altri miei. Devo, mamma santa, non mi lasciare più sola e fate scendere me lo Spirito Santo affinché mi bruci ciò che alla divina volontà non appartiene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Lezione della Regina del Cielo. Figlia mia benedetta, le tue parole fanno eco nel mio cuore e sentendomi ferire mi riverso in te coi miei mali di grazia. Oh, come corro verso la figlia mia per darti la vita della divina volontà. Se tu mi sarai fedele, io non ti lascerò più, starò sempre con te per darti in ogni tuo atto, parola e palpito il cibo della divina volontà. Ora ascoltami, figlia mia. Il nostro sumo bene Gesù è partito al cielo e sta innanzi al suo celeste Padre per orare per i suoi figli e fratelli lasciati sulla terra. Egli dalla Patria Celeste guarda tutti, non gli sfugge nessuno, ed è tanto il suo amore che lascia la sua mamma ancora sulla terra per conforto, aiuto ed ammaestramento e compagnia dei suoi e miei figli. Ora devi sapere che come il mio figlio partì al cielo, io continuai a stare insieme con gli apostoli nel cenacolo, aspettando lo Spirito Santo. Tutti stretti a me intorno pregavamo insieme. Non facevano nulla senza il mio consiglio. E quando io prendevo la parola per istruirli e dire qualche aneddoto del mio figlio che loro non conoscevano, come per esempio le particolarità della sua nascita, i suoi lacrimi infantili, i suoi tratti amorosi, gli incidenti successi nell'Egitto, le tante meraviglie della vita nascosta in Nazareth, oh, come erano attenti ad ascoltarmi e restavano rapiti nel sentire le tante sorprese, i tanti insegnamenti che mi davano e che dovevano servire per loro. Perché mio figlio poco o nulla parlò di se stesso con gli apostoli, riservando a me il compito di far loro conoscere quanto li aveva amati e le particolarità che solo la sua mamma conosceva.
Sicché, figlia mia, io ero in mezzo ai miei apostoli, più che il sole del giorno, e fui l'ancora, il timone, la barca, dove trovarono rifugio per starsene sicuri e difesi da ogni pericolo. Perciò posso dire che partorì la Chiesa nascente sulle mie ginocchia materne, e le mie braccia furono la barca nella quale la guidai al porto sicuro, e la guido tuttora. Onde giunse il tempo che scese lo Spirito Santo promesso dal figlio mio nel cenacolo. Che trasformazione, figlia mia! Come furono investiti, acquistarono nuova scienza, fortezza invincibile, amore ardente. Una nuova vita scorreva in essi, la quale li rendeva impavidi e coraggiosi, di modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la redenzione e mettervi la vita per loro maestro. Ed io restai con l'amato Giovanni e fui costretto ad uscire da Gerusalemme, perché incominciò la tempesta della persecuzione. Figlia mia carissima, tu devi sapere che io continuo ancora il mio magistero nella Chiesa. Non vi è cosa che da me non discende. Posso dire, mi sviscero per amore dei figli miei e li nutro col mio latte materno. Ora, in questi tempi, voglio mostrare un amore più speciale per far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel regno della Divina Volontà. Perciò ti chiamo sulle mie ginocchia, con le mie braccia materne, affinché facendoti la barca tu resti sicura di vivere nel mare della Divina Volontà. Grazia più grande non potrei farti. Dè, ti prego, contenta la mamma tua. Vieni a vivere in questo regno così santo. E quando vedi che la tua volontà vorrebbe avere qualche atto di vita, vieni a rifugiarti nella sicura barca delle mie braccia, dicendomi: mamma mia, la mia volontà mi vuole tradire, io darò un segno a te, affinché metta al suo posto la divina volontà. Oh, come sarò felice se potrò dire: la figlia mia è tutta mia, perché vive di volontà divina. Ed io farò scendere lo Spirito Santo nell'anima tua, affinché ti bruci ciò che è umano e col suo soffio refrigerante impedi sopra di te e ti confermi nella divina volontà. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Questo è il 30° giorno della splendida opera della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, dove la Madonna affronta e spiega come ha vissuto con gli Apostoli, come abbiamo sentito, dal tempo dell'Ascensione fino alla discesa dello Spirito Santo. Sappiamo tutti quanti che, come la Chiesa del resto celebra nella sua liturgia, tra l'Ascensione e la Pentecoste sono passati 10 giorni, il tempo per fare la novena, 9 più 1, il 10° giorno, appunto la discesa dello Spirito Santo. E qui la Madonna dà dei particolari inediti, molto molto edificanti e interessanti. Sappiamo già dalla Sacra Scrittura, dagli Atti degli Apostoli, che la Madonna guidò la prima novena di preparazione alla ricezione dello Spirito Santo, no? Questo ci permette di fare un primo piccolo volo per la nostra meditazione. 9 giorni di preparazione, le novene di preparazione, per esempio questi giorni l'ho condivisa, l'ho postata, spero che qualcuno stia facendo la novena di preparazione all'assunta. Anticamente, nel rito antico, questo è una cosa che purtroppo si è un po' persa, ma non è una cosa buona. In occasione di tutte quante le feste più grandi c'era la novena di preparazione e poi c'era l'ottava di ringraziamento, cioè 9 giorni di preparo per la festa e poi per 8 giorni, 8 è il numero della risurrezione come sapete, no? Quindi è come l'ottava di Pasqua, tu quelli, i frutti di quella festa te li rumini, te li continui a mantenere vivi nell'anima,
Capite quanto è importante la preparazione e il ringraziamento anche dei sacramenti, no? La Pentecoste, sapete tutti quanti che, penso, ve l'abbiamo detto al Catechismo, la Pentecoste viene celebrata quando si celebra il sacramento della Cresima, la Confermazione. È esattamente la stessa identica cosa, si infonde lo Spirito Santo con i suoi 7 doni, in particolare, come abbiamo sentito, il dono della fortezza, perché per essere cristiani e per affrontare il mondo e la persecuzione ci vuole una virtù soprannaturale. Non basta la nostra debole, se ce l'abbiamo, fortezza, ci vuole una fortezza divina. Appena arriva la Pentecoste si scatena il finimondo, la persecuzione. Gli Atti degli Apostoli, queste cose ce le documentano in maniera molto molto puntuale, molto molto dettagliata, secondo lo stile di San Luca. Preparazione e ringraziamento, questo è molto importante. Sapete che la Madonna a Međugorje, per chi ci crede ovviamente, ha detto riguardo alla messa: se uno volesse proprio farla contenta, un'ora di preparazione e un'ora di ringraziamento. Questo ha detto. Ed è in crisi anche noi poveri preti, insomma, no? Un'ora di preparazione, come del resto anticamente veniva fatto, cioè se uno frequentava la messa del caro Padre Pio alle 5 della mattina, a lui alle 3 si alzava, alle 4 cominciava la preparazione e dopo la messa spariva dalla circolazione, se ne andava sopra a quel posto dove c'erano tre stigmate e non c'era per nessuno. Questo perché ogni cosa, no? Avete visto, ma anche quando facciamo le nostre cose umane, ci abbiamo qualche sorellina che, senza fare il nome, questa proprio in giro, è impegnata in eventi molto importanti per il nostro, per la nostra comunità di Sermonite. Non è che tu una grossa manifestazione la improvvisi dall'oggi al domani, cominci a prepararla da mesi prima, no? Perché devi fare tutte quante le cose, devi mettere a posto tutte quante le operazioni, devi preparare. Non esistono le cose umane senza preparazione. E purtroppo noi siamo, ci metto io per primo, così scellerati che pensiamo invece che le cose importanti, che sono le cose del cielo, si possa fare a meno della preparazione. Guardate anche la sapienza della Chiesa, i sacramenti dell'iniziazione cristiana: prima di fare la comunione devi fare il catechismo, devi fare la preparazione, prima di fare la Chiesa devi fare il catechismo. Questo vale per la messa, ma pensiamo anche alla confessione. Noi non ci confessiamo bene, figli miei cari, se non ci prepariamo bene alla confessione. Fare bene alla confessione non è solo fare bene l'esame di coscienza, ma anche innanzitutto fare bene l'esame di coscienza. Io non lo posso andare a confessare improvvisando, no? Dico, mo entro, quello che mi ricordo dico e il resto amen. Si può pure fare, insomma, no? Però non si celebrerà un sacramento con grandi frutti. Quindi bisogna prepararsi. Questa è una prima cosa molto molto importante. E vedete, qui la Madonna fa anche riferimento ad alcune cose inedite. Questa è una cosa che non credo che voi sapevate, è una rivelazione questa qui. È una cosa che almeno io, con tutto quello che ho letto, non avevo mai sentito se non qui sopra, no? Che è successo durante questa novena. La Madonna ha raccontato agli apostoli dei particolari della vita di Gesù, beati loro, immaginate, sentite che ha detto quando stavamo a Nazareth, i primi incidenti dell'infanzia, gli aneddoti, le sue lacrime infantili, gli incidenti successi in Egitto, ecco, le meraviglie della vita nascosta a Nazareth. Fortuna che dentro il libro di Dio sta tutto quanto, c'è un server eterno e infinito, quindi sta tutto registrato, quindi quando andremo dall'altra parte ce lo vediamo pure noi, immaginate, beati loro. E la Madonna qui dà anche una chicca, spiega perché, dice: Gesù non ha parlato di se stesso, aveva incaricato me di dire le cose sue. Perché secondo voi?
perché parlare di se stessi non va d'accordo con l'umiltà. Allora, anche quando parlare di se stessi è una cosa edificante, è meglio che lo faccia qualcun altro, anche per dare l'onore a quel qualcun altro che lo fa. Ma quindi, che dobbiamo pensare sentendo queste cose? Perché la Madonna ha detto queste cose? Non potremmo sperare, diciamo, se è successo così agli apostoli, quindi che si sono preparati bene alla Pentecoste con Maria, chi lo sa che succede, d'accordo? Se magari io faccio qualche piccola preparazione, qualche piccola cosa con Maria, chi lo sa, insomma. Sapete, desiderare cose soprannaturali, dicono questi di spirito, che è peccaminoso, perché le cose troppo grosse è meglio che non ci pensiamo, che ce ne riteniamo indegni. Però i sogni non sono mai proibiti, perché i sogni sono attività inconsapevoli, quindi i sogni occhi aperti, facciamo finta che siamo leciti, capite? Quindi, che potrà succedere? È chiaro, voi sapete che quando alcune cose vengono dette, Dio non è come noi, cioè se Dio dice una cosa, c'è sempre un motivo per cui la dice, ma la dice da dice bene. Dobbiamo finire il capitolo, mettiamoci pure queste cose qua, se no abbiamo detto niente, insomma, no? No! Le dice, cioè gli apostoli beati loro, ma noi siamo nel 2020, leggiamo questa cosa, dice, vabbè, oltre che dire beati gli apostoli che hanno sentito questa cosa, punto interrogativo, se l'ha fatta scrivere vuol dire che qualche motivo ci sta. E il motivo che ci sta è che se uno sta buono, quindi impara a fare le cose appunto con Maria, stretto a lei, e soprattutto impara a farle, quindi vedrà cose grandi. Io ero in mezzo ai miei apostoli, più che il sole del giorno, fui l'ancora, il timore, la barca, dove trovarono rifugio per starsene sicuri e difesi da ogni pericolo. Questa è un po' la prima parte della meditazione. La seconda, Madonna parla degli effetti della discesa dello Spirito Santo. Ci fu una trasformazione. Allora, questo sicuramente se camminate bene nella vita cristiana, vi capiterà. E questo capita a tutti. Allora, com'è la situazione? Dio vuole che noi ci proviamo. Sant'Ignazio di Loyola diceva: fai come se tutto dipendesse da te, ma sapendo che niente dipende da te. Ricordiamo l'episodio evangelico della pesca miracolosa. San Pietro tutta la notte andava a pescare, ma non aveva pescato niente. Che succede la mattina dopo? Gesù gli dice: vai a pescare di giorno, cosa che non si deve fare, e prenderà per la rete piena di pesci. Domanda da 100 milioni di dollari. Se San Pietro non avesse faticato a vuoto tutta la notte, secondo voi sarebbe stata la pesca miracolosa, sì o no? Non ci sarebbe stata. Perché in questo episodio stanno due cose, nel senso che Dio vuole che tu fatichi, ma vuole pure che tu capisci che con due fatiche ti resti con pugno di mosche in mano. Ma solo su quelle fatiche il Signore fa il miracolo. Non so se avete capito. Tu devi vedere. Cioè, allora, se ti è successo qualche volta, se state camminando un po', te l'ha successo, insomma. Cioè, nel senso, supponi che tu c'è un grande difetto, stai a sputa sangue e poi arrivi a confessarti, pure vergogni, che dicevo di sempre le stesse cose, ma so pentito o non so pentito, combatto o non combatto, sempre la stessa cosa, cioè, ogni tanto ci provo, ma tanto è una battaglia persa. Questa cosa può andare avanti per mesi, può andare avanti per anni, e tu nel frattempo le confessi, e poi ce li provi, e poi ti avvilisci, e poi le cose, e poi a destra, a sinistra, arriva un bel giorno, dici, va meglio, ma va meglio, no, poco, non è che uno è diventato come la Madonna Immacolata, beata lei, impassibile, impeccabile, però dice, ma che è successo? Cioè, non è che siamo diventati impeccabili, però non è più come prima, cioè se prima lo facevo tutti i giorni, ora lo faccio una volta a settimana, una volta al mese,
Che è successo? Questo è successo. Questa trasformazione. Dio vuole che noi siamo consapevoli che le trasformazioni dipendono dalla sua grazia, però non vuole che noi stiamo a braccia conserte e con gli occhi puntati al cielo a aspettare che Dio ci fa la grazia standoci con le mani in mano. Sembrano cose apparentemente contraddittorie, ma guardate che nella fede ci stanno tante cose che sembrano contraddittorie, ma non sono contraddittorie. Perché Dio vuole che lavoriamo, perché noi dobbiamo esercitare la nostra libertà e volgersi verso di Lui e dargli l'attestato che noi lo vogliamo veramente, ma al tempo stesso siamo strutturalmente deboli, incapaci, imperfetti a causa delle conseguenze del peccato originale. E questo ci pensa Lui. Ecco perché Sant'Ignazio diceva: fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te. Però lo devi fare, ci dobbiamo provare. E se non ci proviamo, se rimaniamo oziosi o con le mani in mano, ricordate le parabole dei talenti, della zizzania, del servo fannullone, non solo che rimaniamo sempre uguali, ma torneremo indietro. E le grazie scelte per noi saranno date a qualcun altro. Dopo lo Spirito Santo, dopo la discesa dello Spirito Santo, c'è una bellissima omelia di San Giovanni Crisostomo, no? Una omelia apologetica, cioè lui scriveva a gente che accusava il cristianesimo, diceva: ma questi sono una banda, che roba è questa qui, ma che razza di religione è questa qui? Ma poi quelli che l'hanno messa in giro tutta tanta gente di nuovo conto a destra e a sinistra. Cioè San Giovanni Crisostomo fa una bellissima omelia, dice: certo, leggi i Vangeli non hanno nascosto niente. Anzi, San Giovanni, che scrisse molto tempo dopo, quando già San Pietro era morto, ha fatto pure nomi e cognomi, quindi non ha dissimulato niente. E allora come ti spieghi tu che Giovedì Santo uno tradisce, il capo rinnega, tutti scappano e se la fanno sotto, dopodiché 50 giorni dopo, mica una vita dopo, si fanno prendere dal sinedrio, si fanno frustare, si fanno incarcerare, vanno in tutto il mondo e morono tutti quanti i martiri. Quello che non è morto martire, che San Giovanni non è morto martire perché Dio non ha voluto far morire, perché due volte l'hanno ammazzato e due volte ne uscito fuori. Com'è questa cosa? Che è successo? Ma se quando il loro maestro era ancora vivo erano così codardi, dato che voi pensate certamente che siete atei, che non è risorto, come mai che dopo che è morto, che l'hanno visto morire in quel modo, sono diventati sti leoni qua? Ma che è successo? Che è questa storia? Che sarà mai successo? Quindi capite, no? La lettura apologetica, perché le cose della fede, questa è un'altra cosa che dobbiamo mettere in testa, si capiscono facendoci bene attenzione. Non sono in questa vita chiare, limpide, non sono oggetto di visione, perché se fossero oggetto di visione dovrebbero essere credute. Allora, piano piano dobbiamo imparare a far funzionare bene il cervello che Dio ci ha dato, perché il cervello può essere una risorsa o può essere una croce. È una croce se non lo fai funzionare o lo fai funzionare male, può essere una risorsa se impari a farlo funzionare bene. E poi l'ultima cosa, ultimo spunto di questa cosa, dice: guarda che quello che io ho fatto con gli apostoli io lo faccio con tutti, purché tutti lo vogliono. Non è che l'ho fatto allora, dice, ma adesso l'abbiamo fatto, basta, adesso è finito. No, anzi, in questi tempi voglio mostrare un amore ancora più speciale col far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel regno della divina volontà. Qui c'è il ruolo della Madonna. E le anime che vogliono essere sinceramente devote della Madonna sono quelle che desiderano di vivere nella divina volontà e chiedono alla Madonna stessa di aiutarvi a farlo, per fare la sua stessa vita. È bellissima questa espressione, eh? A un certo punto la Madonna ha detto: devo trovare
la citazione, comunque il senso era: tu sarai tutta mia e solo mia, solo quando vivrai nella divina volontà. Adesso sono solamente a casa, non trovo la citazione testuale, ma la ricorderete insomma anche voi. Quindi essere tutti di Maria significa vivere questa vita e in questo modo. E quando, ecco, adesso l'ho trovata, la figlia mia è tutta mia perché vive di volontà divina, dice Maria Santissima, e come sarò felice quando potrò dire questo. E quando noi sentiremo il peso della nostra volontà, basta rivolgersi a te e chiedere aiuto: mamma mia, la mia volontà mi vuole tradire, la consegno a te affinché metta al tuo posto la divina volontà. Questo vale per tutte quante le volte, perché molte volte anche questo è oggetto di fede, perché se fosse così evidente, come dire, sarebbe un pochino più facile. Cioè, io voglio fare, non vorrei fare la volontà divina, anzi voglio, diciamo così, ecco, per quanto stai lì. E in tante circostanze della nostra giornata, ecco, è fatta di tantissime cose, dove sta la volontà divina? Sono sicuro che sto facendo la volontà divina, penso che tutti quanti noi, insomma, ognuno lo desidera, diciamo. Questa sarà la volontà di Dio o non sarà la volontà di Dio? Non possiamo avere sempre una conoscenza perfetta. E che dobbiamo fare? Bisogna chiedere aiuto. Quando la nostra debolezza ha dei gap strutturali da cui non possiamo uscirne, dobbiamo chiedere aiuto e poi dobbiamo confidare che questa richiesta d'aiuto sia esaudita. Poi il Signore che ci ha detto nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, non esaudire sta preghiera che vi presento per mezzo della Madonna, a cui non rifiuta nessuna grazia, se io veramente questo lo desidero e però sono consapevole che in tante circostanze non ho discernimento, non riesco a capire, non riesco a regolarmi, chiedendoglielo certamente piano piano ce lo concederà. Teniamo sempre presente anche che la grazia che il Signore ci manda, e anche su questo non fa eccezione, non è che tu dall'oggi al domani, boom, capito? Piano piano, cioè, è sempre un'operazione molto graduale, diciamo così, a tratti anche quasi impercettibile. Questo mi permette di concludere ricordando che c'è un segreto, ecco, che, con cui si fanno tutte quante le cose umane, tutte, che è la costanza e la perseveranza. Io più tempo passa, poco ogni giorno è il segreto. Certo, se uno riesce a fare tanto ogni giorno, meglio ancora, ma la cosa importante è ogni giorno. Quindi questa è anche la nostra grande fatica, siamo strutturalmente fatti così, su tutte le cose umane funziona così. Chi ci ha avuto problemi di peso, diciamo, voglio perdere peso, beh, auguri, d'accordo, ma non perdi peso per due giorni, questo proprio tra... ma manco se non mangi per due giorni e fai 400 km di corsa, non perdi peso per due giorni, è impossibile, d'accordo, ci vuole un tempo, tutte quante le cose importanti, abbiamo visto la preparazione, chi fa sport, chi suona la musica, chi studia, insomma, no? Cioè non è possibile fare qualche cosa se non attraverso un impegno costante, prolungato nel tempo. Ecco perché c'è un salmo che usa una parola molto, molto forte, messa nelle mani del Signore: detesto gli animi incostanti. Salmo 119, passo dal Salmo 119, del lunghissimo Salmo 119. Detesto gli animi incostanti, perché se siamo incostanti non si tira fuori un ragno dal buco, e le cose del Signore richiedono appunto tempo, e il Signore vuole che ci mettiamo un po' di fatica. Attenzione, non vuole stando che tutto il tempo è la fatica, se Lui non ci mette la mano. C'è un altro salmo: se il Signore non costruisce la casa, non so se lo conoscete, invano faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode, invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare
e mangiate pane del disutore, sai cosa farà il Signore? Il Signore ne dà ai suoi amici nel sonno. Ecco perché hai visto la sapienza della Chiesa. Cosa vi dice il sacerdote? Il Signore sia con voi. Perché se il Signore è con noi, tutto quello che facciamo, che viene dato il benedetto, produce frutto. Ma se il Signore non è con noi, possiamo proprio smontare su uno e quell'altro. I frutti non arrivano. Capite anche l'importanza delle benedizioni, di essere benedetti, tra le altre cose che la Chiesa sempre ha raccomandato, no? Sì, non è che non faccio benedire e io poi non faccio niente. No, tu fai, ma ti fai benedire. Pensate nei contesti rurali, no? La benedizione dei campi, si vede la benedizione dei campi, delle vigne, degli animali, delle stalle, di tutto. Chi lavora la terra e chi fa l'allevatore, non è che viene il prete a benedire e poi io non semino, non arro, no. Però io posso seminare, posso stare sicuro che viene una grandinata e tutto quello che ho fatto è finito. Come faccio a fare in modo che questa grandinata non ci venga? Questo non dipende da me. Chiedo la benedizione di Dio su mio lavoro. Ecco, chiediamo veramente al Signore la grazia di interiorizzare queste cose, ecco, di poterle vivere e mettere in pratica. Maestra divina, oggi la tua piccola figlia si sente il cuore gonfio tanto da sfogarmi in pianto e bagnare con le mie lacrime le mani materne. Un velo di mestizia mi invade e temo che non farò profitto dei tanti tuoi insegnamenti e delle tante tue più che materne premure. Mamma mia, aiutami, fortifica la mia debolezza, metti in fuga i miei timori ed io, abbandonandomi nelle tue braccia, sono certa di vivere tutta di divina volontà. Mamma celeste, fuoco e fiamme versa nel cuore mio perché mi consumino e brucino tutto ciò che non è volontà di Dio. Il Signore sia con voi nella divina volontà, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo, benedico per aiutarvi, benedico per difendervi, benedico per perdonarvi, benedico per liberarvi da ogni male. Vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Via, Ave Maria.